Se ne hai uno anche tu, non buttarlo, anzi, guarda come si può trasformare. Ce ne sono ancora tantissimi in giro, magari abbandonati in garage o in casa della nonna. Guarda quindi come lo puoi trasformare e farlo diventare un utile complemento d'arredo, magari in perfetto stile shabby chic. A guardarlo così non si direbbe proprio, vero? Dai, che inizia la trasformazione. Per prima cosa con la carta abrasiva, qui sto utilizzando una grana 150, elimino il lucido superficiale. Probabilmente in questa fase si staccheranno o si sgretoleranno alcune parti, appunto, della vecchia pittura che non aderiscono più al supporto, per cui è molto importante eseguire questa fase di lavorazione. Con un panno bagnato pulisco e rimuovo polvere e sporco anche sulle parti metalliche. A seguire pulisco in maniera ancora più approfondita sgrassando con alcol denaturato. Adesso stendo una mano di primer universale su tutte le parti del baule, lasciando poi asciugare bene fino al giorno seguente. Con la spugna abrasiva fine, qui sto utilizzando una grana 180. Passo rapidamente su tutta la superficie e poi via, nuovo colore. Per dipingere il mio baule utilizzo degli smalti all'acqua. Inizio prima dalle parti in metallo, applicando una tonalità più scura rispetto a quella che poi utilizzerò per tutto il resto del baule. Per lavorare con maggior precisione, quindi definire bene le varie parti con le differenze di colore, vi consiglio di usare dei pennelli piatti dalle setole sintetiche e morbide. Gli smalti li ho applicati in due mani, lasciando trascorrere 12 ore tra una mano e l'altra. Mentre asciuga, inizio a pensare e a progettare la decorazione. La mia intenzione è quella di simulare l'effetto di un vecchio baule da viaggio e con i timbri e le lettere. Compongo date e nomi di città, di destinazioni attraverso le quali magari il mio baule ha viaggiato. I timbri che vedi e che sto utilizzando sono di Yod e li ho comprati online direttamente dal sito myshabbycorner.com, che te lo scrivo qui in sovraimpressione. Anzi, ti metto il link diretto giù nell'info box in modo che tu possa accedere direttamente e andare a scegliere i timbri che preferisci. Sul foglio di acetato trasparente che si trova all'interno di ogni confezione, preparo la mia composizione di timbri. Poi distribuisco il colore sui timbri con l'aiuto di un piccolo rullo.
Per simulare l'effetto di timbri sbiaditi dal tempo, quando eseguo il timbro sul supporto faccio pressione in maniera irregolare, in modo che alcune parti risultino volutamente illeggibili. In questo senso puoi agire anche quando distribuisci il colore sul timbro con il rullo, passando in maniera disomogenea. E in alcuni punti aggiungo anche il mio timbro preferito, che è quello con la grafia antica. Poi lascio asciugare il tutto alla perfezione perché deve essere pronto per la patinatura finale, quella che gli conferirà l'effetto anticato. Su un piatto metto un po' di finitura trasparente in colore, un po' di color fondente, altro non è che un marrone scuro terra ombra. Qui sto utilizzando, come vedi, i prodotti Monrever. Aggiungo anche una punta di nero puro acrilico. Miscelo il tutto e diluisco con acqua fino ad ottenere questa tinta liquida e trasparente. Applico questa velatura a pennellate molto rapide e la sfumo immediatamente tamponando con un panno di microfibra umido che tengo a portata di mano. Infine qualche tocco con la tecnica del dry brush. Utilizzo una punta di colore chiarissimo, questo proprio per far risaltare le parti metalliche e le borchiette. E come vedi la chiusura mancante qui è in via di riparazione, verrà montata appena pronta. Se vuoi conoscere la tecnica del dry brush e gli effetti che con essa puoi creare, ti lascio qui in alto e anche giù nell'info box il link diretto al video tutorial completo. Il baule ora è pronto per essere collocato in casa. Solitamente il suo posto è ai piedi del letto per riporre la biancheria, ma può essere utilizzato, secondo me, in maniera splendida come tavolino da salotto, con al suo interno magari libri, riviste e cuscini. Vuoi conoscere e approfondire le tecniche di decorazione e restyling del mobile? Vai sul sito lorenamachiavelli.com e prendi i tuoi videocorsi.